Uomini e donne, puntata di oggi 1 marzo 2018, Gemma Bagnata, Giorgio Sghignazza. I protagonisti della puntata Uomini e donne oggi sono stati Sossio e Riccardo. A ruta diviso tra Donatella, Melania e Federica, mentre il secondo in guerra con Ida. Uomini e donne, Gianni Sperti bacchetta Giorgio Manetti. Tina Cipollari getta dell'acqua sulla testa di Gemma. La Galgani arrabbiata vuole andare a rincorrere Tina, che è fuggita dietro le quinte, ma la De Filippi la invita a mantenere un contegno da signora. La conduttrice però gentilmente le fa arrivare una parrucchiera per asciugarle i capelli. Intanto Giorgio Manetti se la ride di gusto. Gianni Sperti, però, che ultimamente non sopporta gli atteggiamenti del cavaliere fiorentino, fa notare in studio che lui, nonostante abbia più volte detto che la storia con Gemma sia finita, si sia avvicinato a lei nel momento in cui la parrucchiera stava asciugando i capelli alla dama torinese. Il ballerino gli domanda se per caso lui è un parrucchiere. Manetti gli risponde piccato di sì, riferendo nello stesso tempo che voleva essere gentile con lei. Si cambia storia e si passa a Sossio Arute, il quale ha spiegato che Melania è stata investita e che per questo probabilmente non sarebbe più venuta in trasmissione e proprio per questo ha deciso di conoscere Federica. La dama però entra in studio con le stampelle ed il cavaliere partenopeo si trova leggermente in imbarazzo perché vorrebbe conoscere solo l'ultima arrivata. Melania però non si arrende e vuole proseguire a conoscere Aruta. Si cambia nuovamente storia e si passa a vedere il video della discussione avvenuta la volta precedente tra Riccardo ed Ida, avvenuta nel backstage. L'uomo in studio non comprende per quale motivo lei lo abbia redarguito solo perché ha inviato delle foto a Donatella. La dama replica ricordandogli che lui aveva negato sulla questione scatti e che per questo si è sentita presa in giro. Ida a questo punto non ne vuole più sapere nulla e riferisce di voler chiudere la frequentazione. Per Sossio e Riccardo giunge una stessa dama per conoscerli.